Quello che vediamo oggi parte da una piccola premessa. Mi sentite? Tanto chi sono radioamatori? I radioamatori nascono con Guglielmo Marconi, che è il primo radioamatore in assoluto. Fanno diverse cose che non vedremo tutte oggi perché è impossibile. Quello che vedremo oggi è l'uso della radio nella modalità digitale, cioè l'invio di dati digitali usando la radio, che è uno strumento analogico. I radioamatori comunque fanno anche contest, che sono gare, DX, che sono collegamenti a lunga distanza. Oggi qui ricevevamo un segnale che arrivava da Nurua, che è un'isoletta spersa nel Pacifico. C'è sperimentazione di ogni tipo, perché i radioamatori hanno frequenze praticamente che vanno dalle HF, che sono intorno, diciamo, dai 0 ai 247 giga. Hanno una serie di fette di frequenza che sono utilizzabili. Fanno collegamenti via satelliti, M, che chi è venuto all'ESC 2 anni fa ha potuto vedere in diretta, cioè collegamenti via Luna, utilizzando la Luna come specchio. Inviate i segnali radio sulla Luna, rimbalzano, tornano indietro da un'altra parte della Terra, tipo America, che sono i collegamenti più estremi che riescono a fare i radioamatori, e tutta una serie di cose, tra cui c'è anche la protezione civile. Per chi non lo sapesse, ma l'evento l'anno scorso che è successo in montagna, che ha tirato giù tutti gli alberi, per darvi un'idea, per 2 giorni ha tirato giù anche non solo gli alberi, ma anche la connettività, la telefonia fissa e la telefonia mobile per 2 giorni. Gli unici collegamenti iniziali erano tramite i ponti dei radioamatori, che erano gli unici attivi, perché funzionano tramite batterie e pannelli solari e non funzionano con la rete 220 che gli alberi, cadendo, ha tirato giù sistematicamente. Dicevo prima, lo scopo di questo talk, che abbiamo solo 30 minuti, è quello di capire come si fa a trasmettere intanto un segnale digitale in un segnale in una radio che accetta solamente voce, quindi un segnale analogico. Infatti, dicevo prima, i computer conoscono solo 0 e 1, mentre le radio capiscono solo di audio. Nei sistemi digitali, questi qua sono i vari sistemi digitali che ci sono, e volevo tenerlo alla fine, ma lo dico già adesso perché si vede. Il primo in assoluto, la prima comunicazione in assoluto che è stata fatta in ambito radio non è stata analogica, ma è stata digitale, perché le prime comunicazioni erano in Morse, che noi chiamiamo CW, ma il Morse di fatto è una comunicazione digitale. Tutto il resto sono i vari nomi che sono stati dati alle varie comunicazioni digitali. Come funzionano in sostanza? Le modalità sono sostanzialmente due. Uno è quello di utilizzare dei toni, esempio 2 toni per identificare lo 0 e l'1. Un tono è lo 0, una frequenza bassa, O è lo 0 e è l'1. Mandando in alternanza, a seconda dei casi, dentro la radio, all'interno della radio, questi 2 toni, quindi il computer è in grado, attraverso la scheda audio, di traslare i bit in toni, inviarli sulla radio, dall'altra parte fare esattamente il contrario, quindi prenderà le 2 frequenze e, a seconda delle 2 frequenze, le tradurrà in 0 e in 1. L'altra possibilità è quella di, non so se avete visto prima, sostanzialmente al posto di usare una frequenza viene usata quello che viene chiamata l'inversione di fase. Se guardate una sinusoide, a un certo punto, arrivato allo 0, scende per poi risalire. Quando c'è un cambio di stato, cioè quando c'è un passaggio da 0 a 1 o da 1 a 0, al posto di far scendere, facciamo finta che siamo sulla parte in salita, al posto di far scendere la sinusoide, la riportiamo su un'altra volta. Il computer, quando vedrà che la sinusoide torna su un'altra volta, sa che se prima era uno 0 è diventato un 1, se era un 1 diventa uno 0. Se non c'è nessun cambio, vuol dire che il bit che era precedente continua a essere valido. Quindi se prima c'era un 1 e la sinusoide, quella successiva, è perfetta, automaticamente quello dopo è 1. Di questi sistemi, la maggior parte non ha correzione d'errore. Vuol dire che
durante la trasmissione, se arriva un disturbo, che può essere di qualsiasi tipo, e viene perso quel bit, automaticamente il bit non viene ricevuto e viene, la comunicazione dall'altra parte avrà una lettera, per esempio, sbagliata. Quindi al posto di scrivere ciao vedrete cia A o due A o un carattere strano. Altri invece hanno la correzione d'errore. Per cui quello che vedete è automaticamente valido, oppure se non è valido non lo vedete, semplicemente. Alcuni di questi sistemi nascono molto prima di quello che voi pensiate, perché per esempio il packet è degli anni 80. Io negli anni 80, fine anni 80, mandavo mail attraverso la radio, anzi nel 92, mail nel senso internet. Nell'87-88 erano quelle che erano le vecchie BBS, solo che erano fatte via radio e avevano un sistema di interscambio delle comunicazioni, tra cui via satellite. Per cui se io volevo mandare un messaggio in un americano, c'era una delle stazioni in Italia che prendeva il messaggio e lo spediva a un satellite in alto, il quale sempre era amatoriale, il quale quando passava sull'orbita dell'americano lo scaricava. Stiamo parlando degli anni 80. Questo, che adesso li vediamo un po' più in dettaglio, è quello che si è trasformato in quello che avete voi adesso. Perché il computer con una radio corrisponde esattamente al vostro cellulare. Il vostro cellulare utilizza sistemi più complessi di questi, ma che si basano su questi, per fare l'invio di dati. E il vostro non è altro che un computer collegato a una radio, perché il telefono non è altro che una radio. È la stessa identica cosa. Allora, il PSK è quello che parlavo prima, è uno dei sistemi che è nato con inversione di fase. Ognuno di questi protocolli ha vantaggi e svantaggi e ha un suo uso. Uno dei vantaggi del PSK è che usa una ridottissima banda, vuol dire che su uno spettro di un canale radio, che è di 3 kHz, ci possono stare molte stazioni. Quindi sullo stesso canale che voi sentite l'audio, normalmente con un orecchio umano, riuscite a fare molte connessioni, molti collegamenti. Il packet è quello che dicevo prima. Io negli anni 80 facevo, poi fino al 94, che dimostra quanto vecchio sono, riuscivo a fare trasferimento dati. Io facevo FTP a quel tempo e Telnet nel 92-94 su funet.fi e scaricavo software alla velocità di 9600 baud al secondo, che via radio in simplex è una lentezza abnorme. Però avevo un grandissimo vantaggio, che si vedevano benissimo i pacchetti. L'handshake del TCP/IP, guardandolo a monitor, si vedeva benissimo perché era talmente lento che uno riusciva a imparare benissimo il protocollo. Infatti ne ho parlato bene per quello. L'RTT greca è quello che comunemente è la telescrivente. La telescrivente classica inviava due toni che corrispondevano a 0 e 1 via linea telefonica, chiamavamo così. L'RTT greca non è altro che radio teletape, quindi è la telescrivente inviata via radio. Questa è ancora utilizzata oggi come metodo di comunicazione. Anche il packet lo vedremo dopo con un'applicazione che vedevate prima sulla mappa. L'SSTV è ancora utilizzata e permette di trasmettere immagini attraverso la radio. E una volta era usata molto, adesso molto meno, il discorso di internet, però invia praticamente una riga alla volta. Anche questo utilizza i suoni, ogni suono identifica praticamente il colore, perché invia immagini a colori, il colore e l'intensità del colore. La TV è sostanzialmente la trasmissione digitale televisiva, la stessa che vedete per la televisione, solo che utilizza le frequenze dei radioamatori. Dal mio punto di vista non è molto interessante tecnologicamente, perché non è altro che la tecnologia della televisione portata in ambito radio. Fax ormai non è più utilizzato, però anche qui è a scala di grigi e ogni frequenza corrispondeva a un livello di grigio. Questa cosa è ancora utilizzata in HF per le navi. L'invio delle immagini
dei bollettini meteo è ancora utilizza ancora l'RTT greca e il fax come protocollo, non è ancora stato eliminato. Quindi c'è gente che ancora riceve in questi sistemi in ambito navale. Amator e Pactor non è altro che un sistema, una cosa simile al packet, solo che è fatto su sistemi dove c'è molto rumore, che sono le bande HF, dove ci sono molti disturbi radio. Questo permetteva di avere delle velocità molto basse, ma di essere molto più sicuri come velocità, come collegamento. Il Pactor è ancora utilizzato adesso per chi non ha i soldi di comprarsi il famoso, mi pare si chiama, distress nelle navi, però vuole fare una traversata transatlantica. Questo sistema permette di inviare mail, piccoli messaggi, per dare la posizione di dove si trova senza dover acquistare, siamo sui 300-400 euro contro non so quante migliaia di euro per comprarsi il sistema distress via satellite. Gli altri sono ancora utilizzati, ma ormai stanno perdendo su un altro protocollo che vediamo dopo di questo. La PRS permette praticamente, utilizzando il protocollo che avete visto prima, il packet radio, di solito è 1200 bit al secondo, di inviare dati che sono o la posizione della macchina, oppure questo qui che vedete in questo momento è realmente in autostrada, sta inviando i dati via radio, viene ricevuto da qualche stazione nel Veneto e viene trasmessa via rete su un server il quale ritrasmette i dati qua. Quindi alle 14:21, cioè 2 minuti fa, lui stava andando a 131 km all'ora ed era su quella strada lì, in quella direzione. Questa è l'immagine, naturalmente non in tempo reale, ma è quella che si mostra Google Street View. Questa immagine adesso si è aggiornata, ha inviato una nuova posizione e lui, questa posizione viene inviata via radio dalla sua macchina, non via cellulare. Viene ricevuta da uno dei tanti ripetitori in montagna, i quali gli trasmettono un segnale su stazioni che sono a terra, i quali hanno internet e li trasmettono via internet a un server in quale noi siamo collegati e ci invia. Questa cosa è pubblica, potete vederla anche voi. Questo è uno dei grandi, questa cosa qui, non via internet naturalmente, ma solo via radio, esisteva nel 92. Questa cosa che vedete voi, che adesso dite è normale, nel 92 posso assicurare non era normale, esisteva già ed era fatta esclusivamente via radio. Poi con l'avvento di internet hanno messo le cose assieme. La differenza solo è che mentre via radio si facevano 300-400 km di raggio, attaccando internet qui avete la possibilità di vedere tutto il mondo. L'esempio: a quel tempo avevano già pensato l'invio di piccoli messaggi. Io adesso potrei essere in macchina via radio in America, scrivere un messaggio con la mia radio a uno che è qui, e questo qui attraverso internet e poi attraverso il ponte radio, quindi le due macchine non hanno internet, possono ricevere il messaggio. Questo utilità sostanzialmente protezione civile. Nel caso di protezione civile io posso sapere le squadre dove sono, posso mettere dei tag io per evidenziare, faccio l'esempio, io ho messo il tag se guardate le linee blu, questa linea blu, questo è il percorso che ho fatto io stamattina per venire qui. E la tenda l'ho messa io e per identificare l'ESC. Quindi qui c'è sia la mia macchina sia la tenda che ho fatto l'ESC. Quindi io posso anche mettere dei punti e dire questo è un incendio e vedo dove sono le mie squadre. Adesso è tornato alla macchina perché avevo detto di seguire la macchina, che non so dove sta andando, ma sta andando, è sulla 13, quindi sta andando verso Bologna. Naturalmente è volontaria il via dei dati, quindi non è che stiamo andando a rubargli privacy. Come dicevo prima, l'esempio dell'RTT greca, quello radioamatoriale, quello nella prima riga a destra, in cui c'è 2295 Hz corrisponde allo 0, 2125 corrisponde all'1. E a seconda, discriminando le due frequenze, vedi uno e l'altro. Questo è l'ultimo protocollo che vediamo, anzi il penultimo.
Ed è quello nato negli ultimi anni ed è ormai il più utilizzato. Si chiama JT perché l'inventore è John Taylor, che è anche un premio Nobel e che è anche radioamatore. L'ha studiato lui, è un protocollo abbastanza complesso dove riesce ad analizzare, mentre con il nostro orecchio umano, non so se avete mai ascoltato la radio, ma c'è un fruscio di sottofondo. Quando un segnale arriva a livelli di sotto si fa fatica a capire l'audio. Questo sistema permette di capire lo 0-1 anche molto sotto al fruscio, analizzando proprio il fruscio, perché facendolo in maniera semplice il fruscio si comporta sempre nella stessa maniera. Prendendolo a pezzetti, quando in alcuni pezzetti il fruscio si comporta in maniera diversa dal solito, vuol dire che evidentemente c'è del segnale. Analizzando questo segnale in maniera con un algoritmo, riesce ad andare molto sotto al rumore, quindi i radioamatori riescono a fare collegamenti in cui voi a orecchio non sentite niente e la radio riesce a sentire, cioè il protocollo riesce a sentire. Il brutto di questo è che trasmette solo in 47, la JT65, che è il protocollo base, trasmette 13 caratteri in 47 secondi, perché c'è una ripetitività. E impiega 47 secondi, l'ultimo che è l'FT4 impiega meno di 15 secondi. L'unica differenza è che tutto viene fatto dal computer, diciamo che c'è poca in questo protocollo c'è poca interattività umana, anche perché ha il controllo degli errori, per cui il nominativo che vedete di per sé è giusto, è esente da errori. Come dicevo prima, adesso qui è un po' tecnico, contate che a sinistra ci sono i modi, SSB vuol dire voce, CW è il Morse e poi sono tutti i vari protocolli JT inventati da questo. Ricordatevi che ogni 3 dB, cioè ogni volta che c'è un 3 dB in più, è il doppio di prima. Quindi quando passo da meno 8 a meno 15, sono 3 più 3 più 3 circa, quindi 9 dB di meno, quindi è due volte meno più due volte meno più due volte meno del segnale ascoltato rispetto a quello. Provate a immaginarvi 30 dB, 30 dB è 1000 volte meno del segnale sopra. Il collegamento per il collegamento radio è molto semplice, perché sostanzialmente si può anche collegare direttamente l'uscita audio e microfono del computer all'uscita audio invertendo, quindi l'uscita microfono, l'ingresso del microfono del computer va all'uscita dell'altoparlante della radio e viceversa. Però di solito è sconsigliato, di solito si utilizza un'interfaccia per separare, diciamo, per non distruggere il computer, anche se in realtà non è proprio così. Per cui viene fatta un'interfaccia che assomiglia a questo, sostanzialmente sono 15 euro di materiale, 10 euro di materiale, anche meno. E fatto questo, sostanzialmente siete in grado con una radio e un computer di utilizzare tutto quello che abbiamo visto prima, quindi magari ricevere un fax, vedere la rete greca. Negli anni 80 e 90 funzionava molto le agenzie stampa in rete greca, per cui io mettendomi su una rete greca vedevo tutte le agenzie delle notizie che avrei visto la sera poi, anzi molte non le vedevo le vedevo io ma non venivano sul telegiornale perché non erano ritenute interessanti. Come ho detto prima, il modo digitale più vecchio in assoluto è il Morse, che noi radioamatori chiamiamo CW, che non è morto, nel senso che dal punto di vista dei radioamatori, allora, dal punto di vista commerciale è stato tolto nel 2004, 2003-2004, era obbligatorio per chi era marconista nelle navi. Adesso sostanzialmente è utilizzato dai radioamatori. Ha un sistema digitale con decodifica umana. Voi direte, esiste la decodifica computer? Sì, ma per adesso nessun software eguaglia l'orecchio umano. In questo momento l'orecchio umano
è in grado, è il migliore, naturalmente se la persona che ascolta è brava, è il miglior strumento per decodificare il Morse. I software esistono, a differenza dell'uomo che riesce a decodificare uno e i più bravi, due in contemporanea, il computer è in grado di riuscire a decodificarne tutta una serie in un colpo solo. Però la differenza è che sbaglia molto, perché basta un disturbo e una linea diventa un punto. Mentre l'uomo è in grado di intuire che è un disturbo e quindi di dire no, era ancora una linea, in questo caso no. Solo per specificare che nel Morse non si ascoltano i punti delle linee, ma si ascoltano suoni. E io decodifico suoni. Cioè quando faccio Morse, CW, chi vuole dopo può venire ad ascoltare, perché farò una specie di contest, per cui chi vuole vedere come funziona un contest e come si sente in CW può venire, è il benvenuto, ma si ascoltano suoni, quindi è un po' di musica. Per me una Z, mi ricordo che è linea linea punto punto, non perché mi ricordo che è linea linea punto punto, ma perché ho suonato il suono, come me lo ricordo, sul cervello e l'ho tradotto in linea e punti. Perché io ho la traduzione suono lettera, non ho la traduzione punti linee lettera o numeri. È vantaggioso per due motivi. Il primo perché non servono i computer per la decodifica. Usate il miglior computer che esista al mondo, che è il vostro cervello. Il secondo è che per anche realizzare il trasmettitore è il più semplice in assoluto, perché è trasmettitore on, trasmettitore off. Non serve nessun tipo di modulazione, non serve nessun tipo di sistema, cioè è amplificatore acceso, trasmettitore spento. Quindi è molto facile anche da fare. Per quello è nato come inizio, perché era il più semplice in assoluto da fare. Domande? Sì? Buongiorno, volevo chiederle, per quanto riguarda questa transcodifica da punti linea a suoni, vuol dire che lei ha l'orecchio assoluto o può farlo anche una persona che non ha questo tipo di... Basta che riesca a sentire, mi sente? Sì. È in grado di farlo. Grazie. Naturalmente uno che è sordo no. Però, allora, devo essere sincero, sto facendo un circuito per una persona dove deve fare l'identificativo in Morse. E per provarlo, siccome sono in attesa, faccio accendere un LED per vedere se funziona. E devo dire che anche con il LED riesco a capire. Cioè si riesce a capire la lettera. Ci vuole un po' di esercizio, come ho fatto io, che non è... È come imparare una lingua. Ah, una cosa interessante del Morse è che è una lingua tutta sua, molto semplificata. Thanks e TNX. Quindi c'è tutta una serie di vocaboli e ci sono persone che hanno 90 anni, parlano con qualsiasi parte del mondo e non sanno una lettera di inglese, cioè non sanno l'inglese, però riescono a parlarsi tranquillamente le quattro informazioni base: chi sono, dove abito, il tempo che c'è qui, l'apparato che ho, l'antenna che ho, queste cose qua. Si parlano tranquillamente e non conoscono l'inglese. È un linguaggio che sostanzialmente sono parole in inglese, non proprio tutte, semplificate. Tolte, quindi sono due, tre lettere, quattro al massimo. GL è good, GE è good evening. Tutte queste cose qua. Quindi quando uno ha imparato quelle, riesce a parlare e a comunicare con qualsiasi parte del mondo senza dover sapere la lingua. Altre domande? Sì, intanto grazie del talk. Quando stavo su Fidonet e quindi ero vittima della tariffa urbana a tempo, mi chiedevo costantemente se ci fosse stata convenienza economica nel trasmettere i dati via radio. Quello che sta facendo oggi Redder, trasmissione 1 gigabit, 1 megabit, io sto parlando degli anni 90. Via radio c'era un radioamatore che aveva fatto un modem a 2 megabit, 1 giga e 2,
e veniva fatto tranquillamente come trasferimento dati. Funzionava nella stessa maniera di Fidonet, cioè tu avevi la tua BBS, il tuo TNC locale, cioè il tuo tua stazione point, potevi comunicare con i vari BBS e i BBS tra di loro parlavano attraverso dei ponti e si ritrasmettevano segnale, quindi e poi c'erano dei trasferimenti, dei ponti che facevano i trasferimenti, quello che fanno oggi con i wifi. Naturalmente le velocità erano molto più basse a quel tempo, però era la stessa identica cosa. Io facevo FTP, perché a quel tempo il web non esisteva, FTP e Telnet, sostanzialmente FTP per scaricare i miei programmi, con funet.fi, che agli inizi era, aveva tutto il software immaginabile, da casa. Io lo lanciavo il sabato, stava un'ora per scaricare un software, ma io andavo via, quando tornavo l'avevo fatto. E guardavo le news e guardavo le mail. Quello negli anni, quando è uscita internet, 91-92, la prima volta. Ma all'epoca l'apparato quanto costava? Per informazioni, i radioamatori hanno una classe, la 44/8, che è dedicata ai radioamatori. Per cui ci sono anche dei gateway che permettevano da internet di andare dentro le BBS e viceversa. Ma l'apparato quanto veniva? Ora, per fare quella cosa lì, il TNC costava... Ora, se te lo facevi, sui 50.000 lire. 25 euro. La radio andavi dai 100.000 lire usata in su, però con 150.000 lire, 75 euro circa, 80 euro, avevi tutto quello che ti serviva. L'antenna costa, è quella che vedete lì fuori, e il cavo, basta. Avremmo dovuto trovarci 20 anni fa. Sì, attenzione che le comunicazioni potevano essere fatte solo tra radioamatori. I radioamatori avevano una rete praticamente copia di Fidonet, solo che erano solo tra radioamatori. Potevi scambiare messaggi o software, quello che volevi, o lasciare alcuni TNC che erano i modem, chiamiamoli così, ti permettevano, avevano una RAM e una batteria, per cui io potevo collegarmi direttamente nel tuo TNC, lasciarti il messaggio, e tu avevi il LED che lampeggiava quando arrivavi e te lo andavi a leggere. Quindi avevi anche il... Adesso sembrano stupidate, però insomma, a quel tempo era una figata. Sì, grazie. Quindi tutti a vedere di là il Morse e impararlo, giusto? Altre domande? Sotto sono i punti di domanda in Morse. Bene, grazie dell'ascolto e della pazienza.